Amici del grande calcio, prima di iniziare con il video volevo ricordarvi che se volete partecipare ad una nostra live su Twitch dove parliamo di calcio a 360 gradi, scriveteci su Instagram. Tranquilli, troverete tutti i link in descrizione. Continuate a seguirci e buona visione. Bene, di chi parliamo oggi? Anthony Mateus dos Santos, un giocatore brasiliano, 21 anni, gioca Uno. attualmente nell'Ajax. Giustamente i brasiliani, cioè, l'Ajax per una volta ha detto: invece di farlo prendere al tipico Real Madrid che se lo prende a 16 anni, questa volta lo prendo Lo io. prendo io, bravo. Giusto così. Passato un po' in sordina, mi ricordo, appena arrivato all'Ajax, ma ci ha messo pochissimo a far capire di che pasta è fatto. E migliora sempre di più, cioè non è che ha un rendimento costante, c'ha cioè un rendimento che cresce sempre, cioè ogni partita migliora. E Vero. quindi il suo prezzo ovviamente si sta gonfiando. Tutti i grandi club del mondo iniziano a farci il pensierino. E per un Pure io giocatore ci di faccio un 21 pensierino. anni, soprattutto quando si è brasiliano. A me Anthony piace soprattutto perché mi trasmette qualcosa di diverso rispetto ai gli esterni che abbiamo sempre visto, anche il suo tocco di palla e come tende a portare il pallone non è leggiadro ed estremamente tecnico come per esempio i suoi compaesani Vinicius, ma anche Neymar. È un modo molto più feroce di portare la palla, è anche più efficace rispetto a bello da vedere, non nel senso che non sia bello, ma nel senso che Vinicius e Neymar sono praticamente estetici per quanto super efficaci, però sono diversi dal suo. Secondo me lui è proprio un tipico esterno moderno, cioè se Vinicius, ed è una cosa bella, è un tradizionale esterno brasiliano, lui è proprio moderno come esterno. L'altra volta io vedevo una statistica che comparava i dribbling di Anthony con i dribbling dei suoi connazionali, ma anche di altri giocatori che giocano nella sua stessa posizione, e si notava come lui ne facesse diametralmente di meno, soprattutto rispetto a Neymar e Vinicius Junior, che si potrebbe dire che fanno un dribbling a ogni pallone che toccano, però lui è più efficace nel farli. Ora, non so se questa sia proprio una questione di stile di gioco o parli della mentalità del giocatore che già alla sua età è capace di capire quando è il caso di fare un dribbling e quando no. Però è una statistica che ho trovato molto interessante perché effettivamente poi è vero, tu non vedi Anthony fare tantissimi dribbling, ne fa il giusto, che poi in una partita possono anche essere tanti, e soprattutto li fa bene. Sì. E un giocatore così può diventare assurdo, dovesse sbloccare tutto Io questo potenziale. ho conosciuto Anthony grazie a Football Manager, cioè Sì. quando stava ancora in Brasile, quando giocava ancora in Brasile, sto Anthony su Football Manager diventava un fenomeno. E quindi l'ho conosciuto così, poi mi è incuriosito e come al solito me lo vado poi pure a studiare nella realtà per vedere com'è. E mi ricordo il primo Anthony che vidi, mi piacque, ma non così tanto come l'avevano descritto su Football Manager, proprio perché era molto più mingherlino di adesso, cioè era meno fantasioso. Lui invece noto che sta migliorando, cioè lui ha sempre fatto le sue giocate classiche, quindi il rientro e tiro, oppure il dribbling, quello lì che si porta la palla, che fa questa specie di sombrero, che è un dribbling che fa solissimo in questo momento, cioè lui che alza il pallone con la punta e supera l'avversario. Poi nell'Ajax praticamente secondo me sta facendo una scuola assurda, cioè tatticamente parlando ormai lui è
già uno step in più ai suoi coetanei. Una cosa che aggiungo al discorso che stai facendo è che per quanto comunque ora come ora sia un po' un difetto il fatto che non segni tantissimo, per quanto lui abbia ovviamente tutto il tempo del mondo per recuperare questa pecca, per colmarla, la cosa che è molto bella di Anthony è la capacità di fare assist. Allora, adesso faccio una bestemmia, mi dispiace per il giocatore, cioè per Anthony, però per esempio i tipi di cross che fa sul secondo palo Insigne sono delle giocate che sono un po' complicate da fare, anche perché a parte che devi essere molto altruista, poi devi essere proprio bravo a dosare. Lui ha questa cosa di andare ad accentrarsi, tornare sul mancino. E cercare il passaggio dall'altra parte del campo, ma lo fa con una leggerezza e con una precisione che non in tanti sanno fare. Ed è una qualità per lui straordinaria, soprattutto alla sua età, perché gli porta a fare un sacco di assist. Infatti, è il suo più grande pregio in questo momento come giocatore, che Anthony fa veramente un sacco di assist. Quindi, questa è una cosa che poi non tutti i giocatori imparano a fare. Paradossalmente, se tu sai fare tanti gol da giovane, sei un grande perché fai gol, però poi magari uno non impara mai poi a fare l'assist. Lui già ce l'ha questa cosa, deve solo imparare a fare più gol ed è quasi assicurato che lo farà perché giocatori di questa caratura imparano a fare gol. Come ti ho detto, io ti direi che il suo più grande pregio in questo momento, oltre al dribbling, è la capacità di palleggio con i compagni. Lui peraltro guarda tantissimo, bellissimo Ma è questo questa la bene. giocata di cui parlavo prima. Questo dribbling non, cioè, non lo fa spessissimo questo dribbling e non è facilissimo da fare. È tutto sul posto. Veramente. Veramente bello. Vai, dici. Per me il suo più grande pregio, a parte il dribbling, è la capacità di dialogare con i compagni, perché lui guarda molto il campo, quindi sa bene dove sono i compagni e poi ti ho detto la questione dei passaggi, perché lui è un campione negli assist, già lo è. E poi un punto negativo, a parte quello del gol, il fatto che è un po' prevedibile in questo momento, un giocatore abbastanza prevedibile. Io raramente lo vedo, per esempio, andare sul fondo. Lo vedo più, ecco, rientrare e andare sul mancino. E questo a lungo andare ovviamente può essere un problema, così come no, perché per esempio c'è Messi che nella sua carriera ha fatto sempre una sola cosa, eppure è andato sempre bene. Però a lungo andare potrebbe essere un problema. Il difetto di Anthony è il piede debole. Che sai per benissimo come la penso. Il piede debole per me può essere un difetto, ma allo stesso tempo non esserlo. Perché se tu, cioè, non ci trovo niente di male ad essere un giocatore prevalentemente mancino oppure destro. Cioè, il piede debole è un'arma in più se ce l'hai. Però quando fai l'esterno, il saper crossare oppure il saper tirare di destro, secondo me, cioè col piede debole, è una cosa, è un'arma veramente in più quando fai quel ruolo là. Quindi Anthony giocando da esterno, cioè se fosse trequartista mi darebbe meno, cioè lo considererei meno come un difetto. Però da esterno, proprio ricollegandomi a quello che hai detto tu, che ormai cioè Anthony è abbastanza prevedibile perché fa più o meno sempre la stessa giocata, come tutti i mancini che rientrano, oppure come i destri che rientrano, come Insigne per esempio, che ti fa sempre quella giocata lì, proprio perché in quel ruolo. Se non sei familiare, cioè se non hai un buon livello col tuo piede debole, tu non fai, cioè non ci vai proprio a crossare lungo la fascia se stai giocando a piede invertito, perché rischi di fare proprio brutte figure. Per me il suo unico punto debole è questo per il momento.
Perché poi il tiro, sono d'accordo, potrebbe migliorare molto nella finalizzazione, ma comunque secondo me la tecnica di tiro già ce l'ha, abbastanza buona e sviluppata. Il problema è proprio la voglia di sé, cioè i tentativi che fa. Perché Anthony non segna molto, ma ha una buona percentuale di realizzazione. Sbaglia il giusto, e cioè non è che come Insigne fa 61 tir e ne entrano 3. Lui magari ne fa 10 e ne entrano 3. Mentre il suo più grande pregio per me è proprio il fatto che è un giocatore maturo, non si lascia prendere dalle giocate individuali, soprattutto da quando sta all'Ajax, fa sempre la cosa giusta, gioca di squadra, quando c'è da tirare tira, quando c'è da passare passa, quando c'è da dribblare dribbla, quando c'è da fare un 1-2 fa l'1-2. Quindi mi piace, cioè mi piacerebbe averlo per esempio nel Napoli, proprio perché è un giocatore che ti fa la differenza sia individualmente che di squadra. Quindi se lui continua su questi livelli non può che diventare uno dei più forti nel suo ruolo. Proprio perché ormai il calcio moderno adora questa tipologia di giocatore, cioè il giocatore completo, ed Anthony lo è già adesso, quindi figurati quando tra qualche anno. Quindi se ti chiedessi di dirmi quanto daresti a Anthony oggi e quanto gli daresti un domani potenziale, cosa mi risponderesti? Allora, adesso gli do 8, perché già adesso è un bell'otto. Cioè io ho visto partite dove Anthony ha letteralmente ridicolizzato gli avversari in Champions, cioè comunque giocare nell'Ajax sembra facile, ma sono abbastanza sicuro che non lo è per niente. Cioè, se tu non hai quelle qualità che loro cercano, tu fai a panchino, non giochi, e soprattutto non incidi così tanto come sta facendo Che Anthony. Anthony ha panchinato Neres, Infatti, che aveva un talento assoluto, l'ha panchinato. Anthony, quindi per me in questo momento è 8. E potenziale 9 e mezzo, perché ha tutto quello che serve per essere tra i migliori nel suo ruolo. Allora, io ti direi, mi trovo molto d'accordo con la tua analisi, ti direi 7 e, no, sì, è 7 e mezzo per il presente, per tutti i difetti che abbiamo elencato, e ovviamente per tutti i pregi che abbiamo elencato, perché incidere per 7 e mezzo è per niente male per un giocatore così tanto giovane, e ti direi come potenziale 9 e più. 9,25, cioè qualcosa che mi frena a dargli qualcosa in più, nell'ottica proprio che io prevedo che Anthony diventerà uno dei migliori esterni al mondo, però farà tipo, ho la sensazione, e spero per lui di no, ovviamente gli auguro sempre il meglio, a meno che non vada alla Juve. Direi che mi ricorda quel tipo di giocatore che può diventare molto forte alla, che ne so, alla Ozil, con quella capacità lì che, attenzione, è qualcosa di incredibile, però ecco, non è un 10. E io credo che lui abbia la potenzialità per superare questo 9 più, però in questo momento non glielo vedo, magari in una versione Cioè, aggiornata, ne so. per esempio, se dovessimo paragonarla a un altro brasiliano, per esempio Vinicius, per me c'ha molto più talento da esprimere rispetto a lui, però cioè non è detto, secondo me, che Vinicius farà una carriera migliore di Anthony, anzi. Assolutamente.
Se vogliamo per esempio paragonare sia Vinicius che Antony a Neymar, cioè per me Neymar alla loro età aveva forse il triplo del talento, cioè sembrava molto più forte Neymar alla loro età che loro in questo momento, però secondo me non è poi così tanto scontato il fatto che non riusciranno a diventare più forti di Neymar. Assolutamente, assolutamente. Magari loro avranno la possibilità di brillare di luce propria, cosa che diciamo che Neymar è stato sfortunato a non Ma riuscire a sì, fare nei migliori anni. perché per esempio, cioè, forse Vinicius un po' si avvicina, ma Neymar alla loro età veramente faceva quello che voleva, cioè, era quel tipo di giocatore che ti ridicolizzava qualsiasi tentativo di fermarlo, quindi loro due non sono di questo livello, però magari faranno una carriera migliore di quello che ha fatto Neymar. Neymar ha fatto una gran bella carriera. Poteva Però poteva fare molto di più fare per molto quello di che era il più, esatto, potenziale. sì. Questo diciamo proprio a scanso di equivoci per tutto quello che si può dire su Neymar, magari giocatore pure antipatico uno potrebbe sostenere, ma giocatori come Neymar nascono una volta ogni Eh sì, 20 anni e esattamente. l'ha dimostrato molte volte. Esattamente. Fammi una previsione, dove andrà a giocare Anthony il prossimo anno? Anthony è proprio il giocatore. È un giocatore che è sprecato in una squadra che non permette al singolo di uscire fuori. Quindi, e io penso che lui lo sappia anche un po'. Quindi io prevedo o una gigante, proprio una gigante, quindi stiamo parlando di Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, e ovviamente mi sembrano un po' improbabili in questo momento. Barcellona perché ha fatto altre scelte, Real Madrid perché è già occupato di per sé, anche perché Real Madrid l'anno prossimo sappiamo già cosa vuole fare. E poi Bayern Monaco non lo so, però potrebbe. Quindi sospetto Premier. Nel suo momento massimo, quindi verso i 26-27 anni, Anthony finirà a giocare praticamente in una di queste squadre che hai appena nominato. Quindi, siccome adesso c'è ancora 21 anni, si deve preparare a quel momento al Lille. Quindi, secondo me, Anthony finirà in Serie A. Non so in quale squadra, ma sicuramente in Serie In Serie A, A. In Serie A, sì. mamma Non mia, non so se sperarlo o se. lo so, credo che non, quando riguarderemo questo video in futuro non lo riguarderemo con un sorriso stampato sulla faccia, ma lo riguarderemo una lieve incazzatura Ma dice, se va al Real mista. Madrid, ho detto che Real Madrid stava facendo altri acquisti in Mangazzi. Bene ragazzi, questo video termina qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo giocatore. Continuate a seguirci perché ci sono ancora tantissimi giocatori da analizzare senza giri di parole.